Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata di Nintendo News. Ahimè, questa sarà l'ultima puntata della seconda stagione. Infatti, signori, abbiamo deciso di lasciare questo programma alla deriva per poi iniziare a gennaio, anche fino a marzo, aprile, un nuovo programma informativo condotto da me e il signor Lorenzo. Comunque poi si vedrà, stiamo ancora decidendo tutti i dettagli. Ma questa, signori, sarà l'ultima puntata definitiva di Nintendo News. Prima di iniziare volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito nel corso di questa rubrica e vi volevo confessare che per me è stata veramente una bella esperienza che mi ha aiutato anche ad esporre meglio gli argomenti o cose del genere. Quindi, signori, passiamo alla puntata di Nintendo News. Allora, in occasione del recente Nintendo Direct, Satoru Shibata ha confermato che l'attesissimo seguito delle avventure paranormali del fratello di Mario, Luigi, arriverà a marzo sui 3DS europei. Luigi's Mansion Dark Moon fu presentato durante l'E3 del 2011, infatti tutto lo ricordammo, abbiamo visto, mi sembra, io e il signor Lorenzo, lo show insieme, dal live. E da allora ha fatto decisivamente poche apparizioni. In sviluppo presso i canadesi Next Level Games, il gioco vedrà nuovamente Luigi alle prese con entità ectoplasmatiche, questa volta in più di una magione infestata. Ha più difficoltà, in compagnia del fido Poltergeist 5000. Shigeru Miyamoto, a capo del progetto, ha affermato che Luigi's Mansion Dark Moon sarà maggiormente incentrato sulla risoluzione degli enigmi rispetto all'originale. Ah, quindi forse cercherà di assomigliare un tantino ai giochi di Zelda, soltanto con un tocco di Luigi. E adesso passiamo ad altro. Allora, bisogna senz'altro parlare della grande iniziativa da parte di Nintendo of Europe che ha deciso di premiare gli acquirenti del 3DS XL con il download gratuito di un gioco retail completo, registrando la console sul Club Nintendo entro il 15 gennaio 2013. Sarà possibile scegliere uno dei 5 titoli messi a disposizione per riscattare un codice di download gratuito. I giochi che fanno parte della promozione sono Super Mario 3D Land. Penso, noi e il signor Lorenzo, guardate un po', ci staremo rodendo le mani. L'abbiamo pagato adesso gratis, ma guardate. Poi c'è anche il professor Layton e la maschera dei miracoli, New Art Academy, New Style Boutique e Freaky Forms Deluxe. Chiaramente il migliore da prendere è Super Mario 3D Land o anche il professor Layton, ma gli altri sono proprio impensabili da comprare. Fortunatamente anche coloro i quali hanno già registrato in passato la console potranno prendere parte all'iniziativa, quindi non vi preoccupate. E ora parliamo quindi di Super Mario di The Legend of Zelda. Tra brand blasonati e di immensa popolarità, la produzione videoludica di Nintendo ha visto spesso e volentieri perle rimaste sconosciute ai più. La serie di Mother si può sicuramente annoverare tra queste. Nata su NES nel 1989, proseguita con un capitolo per SNES nel 1994, l'unico arrivato in Occidente con il titolo di Earthbound. È terminata con un ottimo episodio per GBA nel 2006, però affonda le sue radici nella fervida mente dello scrittore ed intellettuale Shigetsu Itoi. Mother è di fatto un gioco di ruolo classico me nelle meccaniche, ma decisamente strambo in tutto il resto, infatti è parecchio distorto come gioco, ed è ambientato per lo più in un'epoca contemporanea, ed è caratterizzato da personaggi memorabili che i videogiocatori europei sicuramente conosceranno, vista la loro presenza negli ultimi Super Smash Bros. Serie di cult in Giappone e con un certo seguito anche in Nord America, Mother da sempre si fa desiderare. Fortunatamente un gruppo di appassionati ha rilasciato una traduzione amatoriale, ma di grande qualità, per l'ultimo episodio, così da renderlo accessibile ad un pubblico più vasto. Ma nel frattempo, proprio quando sembrava che Nintendo si fosse dimenticata dell'IP in questione, Shigetsu Itoi ha rivelato attraverso il suo profilo di Twitter che qualcosa sta bollendo in pentola. Pur precisando che non si tratterà di Mother 4, ha confermato che i lavori procedono spediti per un progetto legato alla serie. Cosa sarà? Qualcuno vocifera un rilascio su eShop, mentre qualcun altro azzarda un remake oppure una collection per 3DS. Beh, quindi potremo anche approcciarci con questa saga Nintendo rimasta più che altro all'oscuro negli anni. Ora parliamo anche del Wii Mini. Nintendo ha lanciato un nuovo restyling del Wii il 7 dicembre, il Wii Mini. Non è sia molto bella, però più che altro è innovativa. La console ha delle dimensioni davvero ridotte al minimo, viene presentata in una doppia colorazione rosso e nero. Ci sembrava importante dirlo, ma
Lo saprete anche tutti voi dalle pubblicità che ci riempiono la televisione, quindi. Ma adesso passiamo all'uscita di alcuni giochi. Ad esempio, l'uscita di Fire Emblem Awakening, uno dei titoli più attesi per il Nintendo 3DS, verrà rilasciato in Europa in aprile. E nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha finalmente comunicato un periodo indicativo per l'uscita del titolo targato Intelligent System, fissata ad aprile 2013. Ovviamente, potrebbero esserci dei ritardi o potrebbe anche essere pubblicato in anteprima. Comunque, più fortunati saranno i giocatori americani, come sempre, che hanno tutto prima, che potranno giocarci già dal 4 febbraio 2013. Sempre questa sfortuna in Italia, ma niente esce prima, semmai alla fine. Sempre così. Comunque, la divisione nordamericana di Nintendo ha confermato che il nuovo episodio dello spin-off di Pokémon, sviluppato da Chunsoft per 3DS e rilasciato sotto l'etichetta di Mystery Dungeon, arriverà oltreoceano il prossimo 24 marzo. Il titolo è uscito in Giappone da circa un mese e sarà rinominato Pokémon Mystery Dungeon Gates to Infinity per l'uscita occidentale. Inoltre, 20 labirinti da esplorare si impersonerà un po' Pokémon a scelta tra Pikachu, Snivy, Oshu, Tepig ed Axew, alla ricerca di misteriosi portali che permettono di viaggiare tra varie locazioni, in men che non si dica. Questo capitolo introduce anche due nuove attività principali, una grafica completamente tridimensionale e le battaglie wireless. Ma ancora nessun accenno per l'Europa, ma pare che il titolo sarà disponibile qualche mese più tardi. Beh, senza ombra di dubbio è un gioco veramente bellissimo, come lo sono tutti i giochi di Mystery Dungeon, come ad esempio Esploratori del Cielo o Esploratori dell'Oscurità. Quindi noi attenderemo Fire Emblem e questo gioco con ansia. Allora, signori, spero di avervi dato conforto e non mi resta che chiudere quest'ultima puntata di Nintendo News. Ma non vi preoccupate, le informazioni riprenderanno da marzo o aprile. Quindi ciao a tutti e alla prossima!